Oggi facciamo il punto dei 4 anni di attività per vedere quello che è stato fatto e capire cosa fare per il futuro. Il nostro è stato un intervento per famiglie milanesi in temporanea difficoltà economica e sociale, con interventi non di natura assistenziale, sostanzialmente di mantenimento del reddito, in particolare con il microcredito sociale di impresa, con l'anticipo delle casse integrazione, prestiti d'onore, progetti di mutualità e recentemente abbiamo aperto anche un'agenzia sociale per la locazione. Quali sono i bisogni più grandi per i cittadini in questo momento? Sono i classici. Il primo direi che è il tema del lavoro, cioè la mancanza di lavoro crea un problema di povertà. Poi case e salute li abbiamo intercettati come bisogni delle famiglie. E infatti sulla salute abbiamo lanciato un progetto di prevenzione per aiutare chi nel nucleo familiare normalmente poi subisce i tagli sanitari. In questo momento cosa chiedono di più i cittadini? Ma in questo momento chiedono innanzitutto di non perdere il loro reddito per non fare scelte sbagliate. E poi certamente mi sembra che il tema casa e lavoro sono i temi più segnalati come problematici. Come si potrebbe fare per risolvere, diciamo, tutto questo? Beh, è chiaro che esiste un problema di carattere generale di ripresa dell'occupazione, perché solo con la ripresa del lavoro si recupera il reddito. Noi in questo percorso accompagniamo le famiglie e i lavoratori per facilitare questo passaggio. Oggi facciamo il bilancio dei primi 4 anni di attività di Fondazione Welfare, che è partita nel 2011 con un progetto sul microcredito che oggi ha già erogato quasi 3 milioni di euro, per oltre 400 beneficiari su due linee di finanziamento. Ultimamente la Fondazione Welfare è intervenuta anche sul tema della casa, inaugurando l'Agenzia per la locazione sociale e molte altre sfide, ci riserverà il futuro, perché l'obiettivo di questo ente così particolare, è quello di offrire assistenza e supporto, a quelle persone in temporaneo stato di bisogno, residenti, sul territorio milanese, che abbiano necessità di un incentivo, una spinta per essere aiutate a riconquistare autonomia. Quello di Fondazione è un modello molto particolare perché vede tra i soci, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, il Comune di Milano, la Camera di Commercio e la Città Metropolitana, una governance molto particolare che non ha pari e simili in altri contesti, italiani, e che però ha portato risultati particolarmente significativi su diversi temi, appunto microcredito, agenzia per la locazione, mutua sanitaria, e sostegno agli studenti particolarmente meritevoli, ma con pochi mezzi. Per trovare più risorse anche in futuro, secondo lei? La Fondazione agisce con un fondo di garanzia di oltre 6 milioni di euro e l'attività del microcredito consente che una parte delle risorse, erogate poi rientrino, quindi, è un modello rotativo che sicuramente, ha, diciamo, la possibilità di rinnovarsi nel tempo. Quindi per noi oggi il problema non è tanto ricorrere ad altre risorse, ma impiegare nel modo migliore possibile quelle che ci sono. Ogni anno viene approvato un piano nazionale di lotta alla povertà e oggi, insomma, abbiamo visto e ascoltato come la Fondazione Welfare Ambrosiano sia già lungo questa strada, perché vede in una unica fondazione la parte pubblica, le istituzioni, le parti sociali che si sono misurate con questo problema. Per noi questo è un elemento di vantaggio perché ci consente di misurarci su delle esperienze già realizzate sul campo e quindi ci aiutano a fare più velocemente quello che dobbiamo fare. Questo welfare ambrosiano ha significato più che un welfare assistenziale, un welfare di opportunità, nel senso che mettendo al centro la persona si cerca di valorizzare proprio tutte le potenzialità della persona. E come Camera di Commercio, malgrado i tagli della riforma, sul sistema camerale, proprio ritenendo questo, profondo valore etico e concreto del welfare ambrosiano, noi, ci stiamo e vogliamo esserci ancora in maniera molto significativa.